Ciao a tutti dallo staff del Garden West. Oggi vi illustreremo i passi chiave per l'allestimento della Grow Box nella prima fase. In questo caso utilizziamo una lampada QT Light 150 W LED che abbiamo in esposizione al Garden West, ma in generale, sia la lampada utilizzata HPS, CFL o LED, dobbiamo tenerla più lontana nella prima fase per evitare bruciature e germogli delicati, per poi avvicinarla con l'avanzamento della crescita. La nostra LED va tenuta intorno ai 60 cm nella prima fase, per poi scendere intorno ai 30 cm nelle fasi successive. Un HPS può essere tenuto intorno ai 40-70 cm nella prima fase, a seconda del wattaggio, per poi scendere dai 25-40 cm di distanza, sempre a seconda del wattaggio. Se si utilizza un cool tube, come il nostro in esposizione, si riduce nella metà la distanza, potendo utilizzare bulbi più potenti. Le lampade CFL, penetrando e scaldando meno, hanno distanze inferiori, intorno ai 30 cm nella prima fase, per poi scendere intorno ai 10-15 cm nelle fasi successive. Per quanto riguarda l'aspiratore, la circolazione dell'aria diventa indispensabile nella fase di fioritura. Quando diventate più grandi, le piante aumentano la respirazione cellulare, saturando velocemente l'ambiente di ossigeno. Se abbiamo però un problema di temperatura, possiamo tranquillamente accenderlo subito. L'importante è non far calare troppo l'umidità in questa fase ancora delicata. Per evitare che ciò accada, utilizziamo un umidificatore come questo. Tenere monitorata l'umidità relativa è importante. Nella prima fase, come abbiamo già visto, l'umidità deve essere alta, diciamo sopra il 70%, valore che dovrà andare a calare nella fase di fioritura, quando dovrà essere intorno al 50% se vogliamo un risultato ottimale, non rischiando di incorrere in muffe che rovinerebbero tutto il nostro lavoro. Per quanto riguarda la temperatura, quella consigliata è di 22-26 gradi durante tutta la fase di vita delle piante. Ovviamente se siamo 1 o 2 gradi sotto o sopra non è il caso di allarmarci, tenendo comunque conto che più la temperatura è corretta, più l'assimilazione delle sostanze nutritive da parte delle piante è veloce. Sotto i 17 gradi e sopra i 29 gradi i problemi iniziano ad aumentare perché la crescita rallenta o addirittura si blocca. Ovviamente un giorno in condizioni non ideali non uccide una pianta così forte, ma se per più giorni le temperature non sono nello standard dobbiamo correre ai ripari. In questa Grow Box abbiamo già installato un ventilatore, che però andremo ad accendere solo quando le piantine avranno fatto un paio di internodi, in modo da rinvigorirle, rafforzandole creando microfratture, oltre che ad evitare le muffe dovute al ristagno dell'umidità. Tratteremo comunque nei prossimi capitoli più approfonditamente l'argomento delle condizioni climatiche delle Grow Box. Le piantine dovranno rimanere in questi vasetti per circa 2 settimane, o comunque il tempo necessario a fare 3-4 internodi prima del travaso nel vaso definitivo. Continuate a seguirci sul nostro canale Garden West. Ciao ragazzi!